settimanale presentata da Domus Arredamenti. Cucine, zona giorno, zona notte, camerette e bagni, qualità e design al miglior prezzo. Apriamo anche questa settimana la nostra rassegna parlando di emergenza sanitaria. Per quanto riguarda i tamponi rapidi per la diagnosi di Covid, si potranno fare senza scendere dall'auto nel parcheggio del nuovo palazzetto dello sport di Via Gravellona, dove è tutto pronto, tende e percorsi di accesso. Manca solo il personale che sarà messo a disposizione dalla SST insieme all'aeronautica militare. Fino ad oggi non si conosce la data di attivazione del servizio, che potrebbe non essere altrettanto tanto rapida, forse la prossima settimana, ma non è detto. Il Covid torna ad aggredire le RSA e crollano due istituti come il De Rodolfi di Vigevano e Casa Serena di Cilavenia, che hanno retto alla prima ondata di contagi. A Vigevano 20 positivi, 13 ospiti, uno dei quali è ricoverato, e 7 operatori. Invece a Casa Serena si contano 23 ospiti positivi. Per le categorie rimaste escluse dai due decreti governativi sui ristori, Regione Lombardia ha previsto una serie di interventi. Si tratta di un pacchetto complessivo da 167 milioni di euro. Sull'informatore in edicola d'oggi una pagina dedicata al provvedimento ed una guida per ottenere i ristori regionali. La città torna a illuminarsi nonostante il buio di queste giornate così incerte e piene di difficoltà. Le vie del centro saranno decorate con i tradizionali addobbi natalizi. Lo ha annunciato il comune di Vigevano. I costi delle luminarie saranno a carico dell'amministrazione comunale. Il progetto di completamento del nuovo ponte sul Ticino ha ottenuto la validazione da parte della società terza. A questo punto, come informano dalla provincia di Pavia, stazione appaltante dell'opera, gli uffici stanno predisponendo il capitolato d'appalto. Il bando di gara dovrebbe essere pubblicato entro la fine di novembre. Dal mese di gennaio l'asilo nido comunale Gioia di Corso Togliatti sarà privatizzato, una scelta che l'ex candidato sindaco di Rifondazione Comunista Roberto Guarchi contesta. In questo modo sostiene il comune sta abdicando al proprio ruolo. Per invece l'amministrazione la privatizzazione, spiega il vice sindaco Antonello Gagliani, permetterà invece di ampliare la gamma di servizi per l'infanzia. La nostra rassegna stampa termina qui, ci rivediamo tutti la prossima settimana. La rassegna settimanale è stata presentata da Domus Arredamenti. Cucine, zona giorno, zona notte, camerette, bagni. Qualità e design al miglior prezzo.